con il Leone d'Oro al convincente Desde Ayá dell'esordiente Lorenzo Vigas e quello d'argento per la miglior regia al più modesto El Clan di Pablo Trapero, la 72esima mostra di Venezia premia non solo il cinema latinoamericano, i suoi nuovi giovani autori, ma anche un'idea di racconto cinematografico tradizionale, rigoroso e dagli incastri netti. Le scelte della giuria, presieduta da Alfonso Cuarón, con l'esclusione dall'elenco dei vincitori di film come Francofonia di Sokurov, Behemoth di Zhao Liang, 11 minuti di Skolimowski, Heart of Dog di Laurie Anderson, non contemplano l'esplorazione di territori stilistici e narrativi lontani dalle rigide procedure di causa-effetto, più indirizzati nelle loro libere associazioni visive a ridisegnare le nuove frontiere della settima arte. Desde Ayá e El Clan collocano invece sotto i riflettori due storie forti, reali e concrete, specchio riflettente delle problematiche dei rispettivi paesi di provenienza, il Venezuela di oggi, dove il denaro può arrivare a comprare anche una vita umana, e l'Argentina di ieri, sotto la dittatura militare, dove il crimine si nascondeva dietro la facciata rispettabile di una famiglia benestante. Unica eccezione al rigore del verdetto veneziano, confermato anche dal premio speciale della giuria al Serrato Frenzy del turco Emin Alper, l'audace ma allo stesso tempo delicato Anomalisa degli statunitensi Charlie Kaufman e Duke Johnson. Gran premio della giuria, girato in stop motion, affascinante raffigurazione di una società contemporanea disumanizzata. Meritata la Coppa Volpi a Valeria Golino per la sua intensa interpretazione in Per Amor Vostro di Giuseppe Gaudino, ritratto calidoscopico e polifonico di Napoli di una donna sensibile e volitiva, unico riconoscimento attribuito al cinema italiano. Perfetta infine anche l'altra Coppa Volpi allo straordinario Fabrice Luchini di L'Hermine.